dicendo che le opportunità dell'innovazione passano attraverso gli insegnanti ormai. E io vi segnalo soltanto un piccolo cambio di programma e adesso inviterei Rosa Mangione Garzia per illustrare il tema La stampante 3D nella scuola dell'infanzia tra accoglienza e innovazione. Poi Angela Gallo e infine sostituiamo il lavoro di PR Homework con un lavoro degli stessi autori che fitta meglio rispetto al tema della giornata. Il lavoro di ricerca che oggi presentiamo è un primo risultato di un'attività che si inserisce all'interno di una visione dell'apprendimento, che è quello di una prospettiva strategica in cui il bambino ritorna ad essere al centro di un'attività in cui riesce ad utilizzare dei processi che lo spingono a risolvere dei compiti per raggiungere alcune finalità. All'interno di questa visione la prospettiva strategica diventa, diciamo, attualizza attraverso una serie di processi che possono essere insegnati e all'interno di questi processi viene valorizzata la componente dell'autoregolazione e dell'autonomia. In questo framework si inserisce l'uso della stampante 3D, la stampante 3D che esce, diciamo, da uno studio prevalentemente legato ai Fab Lab e rientra nella classe, rientra nella scuola dell'infanzia, il contesto in cui noi ci focalizziamo e cerchiamo di capire come la stampante 3D può essere utile per sostenere alcuni processi cognitivi. Ovviamente riprendiamo quelli che sono i principi base del maker. Il maker poggia sul concetto di fabbricazione digitale, di ambienti in cui entrano in sinergia alcuni processi come quello della computazione, del tinkering, dell'ingegnerizzazione, spazi, makerspace che puntano sul fare e sul disfare e la valorizzazione di quei processi che sono propri dei bambini e che sono quelli del learning by doing e del tinkering by doing. Però la nostra prospettiva è un po' diversa, è quella di riportare questi processi all'interno di un contesto formale. Quindi come valorizziamo lo spirito artigianale, il gioco sperimentale in un'aula? E rientriamo quindi in un ragionamento che più che di making parla di makeification. Alcuni autori recentemente hanno cercato di capire come è possibile adattare alcune attività, alcuni processi propri del maker all'interno dei curricula dei K12. E quindi come inserirci all'interno di quel ciclo di design, appunto conosciuto come design thinking and making, proprio dell'informale. I processi classici del Think, Make, Improve sono quelli di settare un problema che, come dirà poi la mia collega, nell'ambito dei compiti della stampante 3D nella scuola dell'infanzia, è il momento in cui i bambini discutono con il docente quello che devono fare, verbalizzano il compito e disambiguano alcune difficoltà lessicali. Del make, cioè della modellazione, il momento in cui, diciamo, si pensa al prototipo, e dell'improve, cioè il momento in cui c'è un'iterazione continua, un miglioramento che porta comunque a collaborare, a creare e a condividere. Questo ciclo viene sostenuto all'interno delle attività formali nella scuola dell'infanzia attraverso alcuni processi, attraverso cui vengono caratterizzate le attività, quello della creazione del divertimento, dell'iterazione, della condivisione, della collaborazione e dell'autonomia. Qui vedete alcuni estratti di quelli che poi sono effettivamente le cose che abbiamo osservato durante lungo quest'anno di esperienza. La dimensione ludica è propria di quella fase del remix, del redesign. Ed è fondamentale perché favorisce la motivazione intrinseca del bambino così piccolo e anche la persistenza di fronte alla sfida. L'iterazione è alla base di questo processo. L'iterazione si presenta come un percorso che non solo valorizza quelle abilità che sono dette di ordine superiore, ma perché
favorisce una postura nel bambino piccolo che è quello di vedere il fallimento come l'opportunità di migliorare insieme agli altri. La condivisione e la collaborazione sono realizzati effettivamente in questo peer feedback tra i bimbi più piccoli, come vedete, e da parte del docente, quello di proporre l'artefatto come un punto di partenza, come un momento in cui si può lavorare insieme per aumentare, per remixare, significa anche realizzare un prodotto che massimizza tutte le competenze dei bambini. E infine l'autonomia e la personalizzazione. In questo processo in cui è il prototipo, il realizzato al centro dell'attenzione, attraverso dei sistemi come la stampante 3D, che è la nostra scelta, ma anche attraverso altri strumenti che possono essere i computer wearable, i textile, favoriscono una personalizzazione dell'artefatto e quindi anche una valorizzazione del concetto di authorship. Quell'oggetto è mio e quindi ne sono anche responsabile. E sono quindi tutti elementi su cui sono state costruite le attività e i compiti del nostro progetto, che adesso la mia collega illustrerà. Sì, il percorso, l'attività di ricerca ha una durata triennale. Nel primo anno abbiamo attivato un percorso di ricerca-azione con un gruppo di insegnanti di 3 scuole per capire se i problemi che andavamo a porre erano adeguati per i bambini di quell'età, cioè i bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Abbiamo lavorato con i bambini di 5 anni. Nel secondo anno è stato poi allargato il campione e coinvolte ben 8 scuole, dopo le vedremo, in questo caso siamo andati invece a sperimentare l'utilizzo e la fattibilità delle attività proposte. Ci poniamo come obiettivo per l'anno prossimo invece di andare proprio a valutare la ricaduta sui bambini di quanto proposto. Allora, tutto quello che è stato il percorso è stato all'interno di un contesto di gioco. È fondamentale gioco e narrazione. Ai bambini è stata proposta una storia all'interno della quale c'erano una serie di problemi aperti, problemi di fatto per competenza, in cui i bambini rispondevano in piccoli gruppi, realizzando attraverso la LIM e poi la stampante 3D quelle che erano le loro risposte. Ecco le 8 scuole coinvolte sull'intero territorio nazionale. Le prime 3 erano quelle più, diciamo, Ponte Nura, Loreto e Sigillo, cioè più vicine alla sede fiorentina di Indire, e 6 sono state poi allargate. Ecco alcuni dei compiti proposti. Nel primo caso, vedete, è una realizzazione in qualche modo grafica, quindi hanno dato una faccia, una forma ai personaggi della storia, e poi ci sono stati una serie di problemi invece di ordine più logico-geometrico. Integravano la realizzazione con la stampante 3D anche con altri materiali, quindi era uno dei mezzi utilizzati. Questo, per esempio, è l'albero cavo. Non sapete quanto si può parlare con dei bambini di 5 anni sul concetto di cavo, per cui la strega entra dentro, non ci entra, eccetera, eccetera. E tra le cose più belle, tutto il percorso metacognitivo. Scusa, posso ristamparlo? Perché secondo me la mia strega non entra, e così via. Ecco che allora siamo andati avanti nel processo di misurazione, grazie. Ecco, per esempio, l'utilizzo la creazione delle orme dei vari personaggi, per poi andare a vedere chi riusciva a fare il percorso prima, chi dopo, e così via. Ecco, questi sono solo alcuni esempi delle attività proposte. Il secondo anno è stato per noi fondamentale anche per capire: ok, ai bambini la stampante 3D è piaciuta, vedremo l'anno prossimo quali sono i reali riscontri sullo sviluppo cognitivo e metacognitivo. Nel secondo anno volevamo però capire se questo tipo di strumento poteva essere accolto all'interno della scuola dell'infanzia, che, ricordiamo, è stata per lungo tempo un po' cenerentola nei percorsi media educativi. Ecco che allora, a partire da alcune teorie prese in considerazione, abbiamo preso come riferimento la teoria del comportamento pianificato per andare a valutare
come le intenzioni di comportamento, e quindi il conseguitivo comportamento, da quali elementi potevano essere condizionati. Abbiamo preso in considerazione gli atteggiamenti, le norme soggettive e il controllo del comportamento percepito. A loro volta, in estrema sintesi per ragioni di tempo, condizionati dall'utilità percepita, dalla facilità d'uso, dalla compatibilità per quanto riguarda gli atteggiamenti, dall'influenza dei pari e dei superiori per quanto riguarda le norme soggettive e dall'autoefficacia e delle condizioni di facilitanti per quanto riguarda il controllo percepito. Abbiamo realizzato delle interviste proprio per indagare l'accettazione delle tecnologie da parte delle insegnanti delle scuole coinvolte, che sono state pianificate una serie di interviste semistrutturate uno a uno con due insegnanti per ogni scuola. Importante, sono state preallertate il giorno prima. Non gli abbiamo dato la possibilità di organizzarsi in qualche modo. Ecco, allora, questi sono i contenuti, in estrema sintesi, di alcune delle domande. Siamo andati per esempio a chiedere quali erano le aspettative, gli aspetti considerati più complicati o meno nell'utilizzo della stampante, la compatibilità con l'organizzazione degli spazi. Questa domanda non è stata assolutamente banale. Noi abbiamo occupato molto tempo nella progettazione, nello scegliere le stampanti, per esempio. Molte stampanti sono tutte aperte, quindi il filo caldo poteva essere toccato dai bambini. Sembrano banalità, ma lì dove poi devi inserirle in un contesto di scuola dell'infanzia, anche a questi elementi devi prestare attenzione. L'accoglienza da parte delle colleghe e dei genitori, altro elemento non secondario, gli ambiti di preoccupazione per quanto riguarda l'autoefficacia e le condizioni facilitanti. Ecco una sintesi di quelle che sono state le risposte che ci sono state date dagli insegnanti. Utilità percepita, per quanto a primo acchito molti di loro non avessero mai neanche visto una stampante 3D, appena è stato presentato immediatamente hanno proposto una serie di evoluzioni e attività che potevano essere fatte con la stampante. Le insegnanti hanno colto immediatamente la prospettiva didattica prima che quella tecnologica. La facilità d'uso, la difficoltà è stata legata principalmente alle connessioni internet tra la stampante e la LIM, quindi non a un problema della stampante ma della struttura in generale, e al fatto che ad oggi ci sono un numero ridottissimo di programmi pensati, anzi ce n'è solo uno in realtà, che è Doodle 3D, pensato ad hoc per bambini di quell'età, quindi tutto il resto è stato adattato e non di immediato utilizzo. Nessun problema di compatibilità con lo spazio. Questo che era per noi un po' un cruccio, ci è stato detto no, ma i bambini sanno benissimo cosa toccare e non toccare, quindi la stampante stava in alcuni casi in sezione come qualunque altro oggetto. L'influenza dei pari, grande accoglienza da parte dei genitori, talvolta un po' più fredda da parte delle colleghe, che vedevano in questa proposta una perdita di tempo. Sicuramente i percorsi con le tecnologie in prima istanza sono più lenti rispetto magari a materiali di più comune utilizzo. L'autoefficacia invece è stato veramente quello che più ci ha colpito. In diverse occasioni le insegnanti sono diventate della scuola infanzia formatrici degli insegnanti della scuola primaria e secondaria, elemento non sempre comune, insomma, per chi ha esperienza. Quindi hanno non solo saputo applicare l'attività all'interno della scuola infanzia, ma anche proporre qualcosa per gli altri. Tra gli elementi facilitanti, sicuramente il grande apporto dei colleghi tecnologi di Indire, che supportavano per qualunque tipo di necessità tecnica, è stato importante, mentre invece tutto quello che era didattica, le insegnanti sono state incredibilmente capaci. Quindi, che dire, 3, 2, 1, si stampa in 3D. Grazie. Grazie anche per aver mantenuto i tempi in maniera puntualissima. E qualche sollecitazione, domanda da Sara? Bruni.
complimenti per l'iniziativa. Domanda banalissima. Questi bimbi nella scuola dell'infanzia hanno avuto modo di sperimentare tutte queste attività. Nel momento in cui vanno alla primaria, avete pensato ad una logica di continuità, magari facendo riferimento proprio a quelle attività di formazione degli insegnanti dell'infanzia alla primaria? Perché sarebbe bellissimo proseguire con altre fasce d'età. Rispondo io, poi magari la collega integra. Esatto, c'è anche l'altra collega in sala. E dopo una serie di analisi qualitative date anche da un videoclub che abbiamo tenuto con le stesse docenti su alcune particolari fasi della loro didattica, abbiamo visto che una scuola in particolare, che era già al secondo anno di sperimentazione, aveva introdotto questa variante, quindi si era accordata con le docenti della primaria cercando di comprendere in via del tutto autonoma se c'era qualche cambiamento non solo nelle competenze visuospaziali ma anche nell'atteggiamento verso anche le discipline scientifiche. Quindi sulla base di questi ragionamenti quest'anno la ricerca affronterà due piste di lavoro. Una pista si aprirà a una, diciamo, a uno studio longitudinale, quindi seguiamo questi bambini fino alla scuola primaria in accordo con tre scuole in particolare e proviamo a capire se c'è un cambiamento sia nelle competenze visuospaziali sia negli atteggiamenti verso le STEM. Quindi ci apriamo verso questa prospettiva. Salve, io ho condotto la ricerca con loro, mi chiamo Maika Garzia. Io avevo intenzione, con il tempo insomma, a disposizione, di fare una sorta di spin-off, atto proprio a valutare le competenze di ingresso dei bambini alla primaria che nella scuola dell'infanzia avevano utilizzato la stampante 3D per quanto riguarda la geometria e l'abilità spaziale, e valutare se l'utilizzo dello strumento nella scuola dell'infanzia li portava all'ingresso della scuola di ordine superiore a delle competenze viso spaziali superiori rispetto a quelli che non l'avevano invece utilizzata. Quindi questo è in cantiere da parte mia, proprio per non andare a disperdere quanto già avevamo fatto nei due anni antecedenti. Qualche altra domanda? No. Grazie, ringrazio.